Benvenuti all'anteprima del nostro telegiornale delle 20:30. Questa sera parleremo della riunione con i vertici EAV coinvolti al Palazzo Comunale di Ischia. Faremo poi il punto della situazione sul cosiddetto decreto salvamare. Andremo poi al polifunzionale di Ischia per la presentazione questa mattina del libro Il rumore della nostra terra. E faremo poi poi capolino nel mondo dello sport con i primi pre-partita del fine settimana, l'ultimo fine settimana di eccellenza e promozione. Tutto questo tra poco, dopo la pubblicità. La tua vacanza, passala al mare e sarà la tua vacanza più bella. Scegli l'Hotel Solemar sull'Isola d'Ischia. L'Isola d'Ischia sa regalarti un caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar, aperto dal 19 aprile, è pronto ad accoglierti in un ambiente bello ed elegante, tra il profumo del mare e delle tradizioni. Immergiti nel nostro centro benessere, tuffati in serate con musica dal vivo. Lasciati conquistare dalla cucina del nostro ristorante. La tua vacanza, passala al mare, passala all'Hotel Solemar. E sarà la tua vacanza più bella. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, Denta Scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. EcoArt, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. EcoArt realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. EcoArt è concessionaria delle principali aziende del settore. EcoArt mette a tua disposizione un'equipe di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. EcoArt, artigiani per l'ambiente, è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a EcoArt, mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. A Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Vieni a scoprire i prodotti del caseificio De Martino, una famiglia di storici caseari napoletani. Ecco alcune delle nostre strepitose offerte. Un chilogrammo di mozzarella di bufala ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 14,99 euro. Oppure un chilogrammo di fior di latte ed in omaggio 250 grammi di prosciutto cotto, 250 grammi di mortadella e 250 grammi di ricotta a soli 9,99 euro. Vieni a fare la spesa da noi, troverai tante offerte super convenienti e prodotti di alta qualità. La mozzarella ischitana la trovi a Piedimonte Barano. Caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, nuova gestione. Siamo aperti anche la domenica. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Vignola sull'isola d'Ischia, altri bus solo dopo l'estate. Il direttore delle autolinee annuncia un incremento delle corse e l'assunzione di personale stagionale per sopperire alle esigenze estive, ma di nuovi mezzi per ora non se ne parla.
DDL Salvamare, pescatori, prime guardie ambientali. Approvato il disegno di legge, i pescatori avranno un certificato ambientale. Il ministro Costa, saranno i veri alleati per la salvaguardia del mare. Sulla stessa lunghezza d'onda, Pasquale Saurino, rappresentante della categoria isolana. Presentato il libro Il rumore della nostra terra, l'opera realizzata dall'Opera Pia Iacono Avellino Conte ha come tema gli effetti del terremoto del 21 agosto 2017 sui più giovani. Calcio, il Barano all'ultima spiaggia, Aquilotti costretti a vincere contro l'Albanova per sperare di evitare i play-out dopo il TG a bordo campo all'anteprima. Si parlerà di calcio e motori. Buonasera e benvenuti all'anteprima al nostro telegiornale della sera. Scusate, schiamazzi notturni in pieno centro ad Ischia è accaduto qualche giorno fa nelle prime ore della notte quando un uomo ubriaco ha iniziato a inveire ad alta voce per strada sotto finestre e balconi delle abitazioni della parte di Corso Vittoria Colonna a pochi passi dalla piazzetta San Girolamo. I residenti, tra cui anche persone anziane, sono stati così svegliati di colpo dalle grida e qualcuno si è poi rivolto alla polizia che è prontamente intervenuta sul posto per fermare l'uomo ed impedirgli di continuare nella sua azione molesta. Operazione non facile, visto che è stato necessario il ricorso ai sanitari del 118 per bloccare l'uomo e per le cure del caso. Una tegola pesante si abbatte sulle casse dei comuni di Ischia e Casamicciola, chiamati a pagare un vecchio debito legato allo smaltimento dei rifiuti. La sesta sezione civile del Tribunale di Napoli ha infatti rigettato l'opposizione con la quale i due comuni tentarono di assolvere alla richiesta economica avanzata dal consorzio di bacino Napoli 1. Da quanto fu accertato dal consorzio, Ischia e Casamicciola erano debitori per somme non versate per lo smaltimento di rifiuti negli anni dal 95 al 98. Nel dettaglio, Ischia doveva circa 345.000 euro, mentre Casamicciola circa 286.000. Per questo mancato pagamento il consorzio di bacino emise decreto ingiuntivo contro il quale i due comuni si opposero. Ora i giudici hanno dato loro torto ed è per questo che le casse comunali dovranno pagare il loro debito. Stamani presso il municipio di Ischia si è svolta la riunione del coordinamento isolano per la mobilità composto da rappresentanti delle associazioni di categoria, dei comuni e delle scuole dell'isola. Presenti al tavolo anche i vertici dell'EAV con il direttore delle autolinee, l'ingegner Mariano Vignola. Sul tavolo della discussione la possibilità di ripristinare il servizio di InfoPoint presso le principali fermate dei bus sull'intera isola, utilizzando gli studenti delle scuole superiori. Si è poi riesumato il vecchio progetto di realizzare delle pensiline per costruire un riparo degli utenti alle fermate degli autobus di linea. Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dei sei comuni hanno individuato nel vice sindaco di Barano, Raffaele Di Meglio, il referente che seguirà per le sei amministrazioni i rapporti con il coordinamento. Il servizio di autobus di linea sull'isola di Ischia sarà incrementato dalla prossima settimana, lo ha garantito il direttore delle autolinee EAV, l'ingegner Vignola, intervenendo stamani ad Ischia alla riunione promossa dal coordinamento isolano per la mobilità. Dal 10 aprile partiranno le corse turistiche, mentre ci siamo organizzati per sopperire alle esigenze estive con l'utilizzo di bus che sono attualmente in riparazione e l'assunzione di personale stagionale. Rispetto all'incremento del parco autobus in esercizio sull'isola di Ischia, Vignola è stato cauto. È in corso un bando di gara per l'acquisto di 500 bus. Di questi, 8 o 9 saranno destinati ad Ischia, ma non prima del prossimo autunno. Ascoltiamo. Sta andando avanti la gara che la Regione Campania ha fatto per l'acquisto di oltre 500 autobus per l'intera Regione Campania. Poiché si tratta appunto di una gara importante, i tempi sono procedure complicate e quindi i tempi sono un pochettino più lunghi. Abbiamo ricevuto recentemente delle assicurazioni che per l'autunno di quest'anno i primi autobus che abbiamo chiesto come EAV, in particolare per l'isola di Ischia, potrebbero arrivare. Nel frattempo però abbiamo avuto l'accortenza di organizzarci per sopperire a questo ritardo, mi ripeto che i primi autobus arriveranno probabilmente per ottobre. Quindi abbiamo comprato, usati con fondi aziendali, abbiamo comprato 16 autobus usati, però tutti Euro 6, tanto vendeteci, quindi stiamo parlando di autobus di 6-7 anni al massimo di anzianità, e di questi 16 autobus fra i 6 e gli 8 saranno portati fra l'isola di Ischia e l'isola di Procida.
Scusa, questi oltre i 5 che già sono arrivati, i tedeschi famosi? No, stiamo parlando complessivamente saranno quei 5 che già sono arrivati, ne porteremo sull'isola altri 2 o 3, tanto bene. Questo per sopperire a questi ritardi. Abbiamo contattato recentemente, proprio 2 giorni fa, noi con la ditta che ci fa le attività di manutenzione su Ischia, Croce Delizia, come si dice in questi casi, però devo ammettere che più delizia che croce su Ischia. E quindi abbiamo chiesto e ottenuto un ulteriore aumento di attenzione, perché gli autobus sono invecchiati di un altro anno. Come noi invecchiando andiamo più spesso dal medico, anche gli autobus siamo costretti a portarli in officina più spesso. Abbiamo ricevuto quindi questo impegno e siamo pronti ad affrontare, ormai Pasqua è qui vicino, noi dal giorno 10 aprile, così come previsto, partiremo con i servizi invernali rinforzati, cioè terremo con menetrate a portarci alla settimana di Pasqua già con un servizio aumentato. Però lei mi diceva con questo parco macchine? Con questo parco autobus a cui si sommeranno alcuni autobus che sono in lavorazione nelle officine da 2-3 mesi, gli abbiamo fatto un bel lavoro sui motori e sui cambi, e altri 2-3 di questo gruppo di usati. Quindi di fatto il parco è questo, ma dal punto di vista quantitativo noi di fatto dovremmo attestarci tranquillamente a quei 45 autobus. Stamattina sono usciti 38. Per fare un servizio adeguato in primavera e in estate gli autobus devono essere almeno 45. Per Pasqua avremo 45 autobus in circolazione, questo è sicuro. E posso anche anticipare che, così come abbiamo fatto l'estate scorsa, noi stiamo provvedendo a prendere degli autisti, cosiddetti lavoratori stagionali, lavoratori somministrati, così come vuole la legge, per il periodo estivo, dove chiaramente aumentando i servizi, dovendo garantire le ferie al nostro personale, potremo andare in sofferenza. Quindi ci siamo già attrezzati e organizzati per la prossima estate. Prosegue nel silenzio assordante delle istituzioni la triste vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati presso la residenza sanitaria assistenziale Villa Mercede sull'isola d'Ischia. Il grido d'allarme lo lancia la UILTUX Campania, che chiede un intervento urgente. È evidente, avvertono i rappresentanti della sigla sindacale, che questa attesissima situazione non può più andare avanti così e che già nelle prossime ore, oltre alle tipiche attività vertenziali, saranno valutate ed eventualmente proclamate ulteriori e più incisive iniziative di lotta sindacale. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge Salvamare, presentato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. I pescatori potranno portare a terra la plastica pescata in mare. Con la legge Salvamare, i pescatori che diventeranno spazzini del mare potranno avere un certificato ambientale. Soddisfatto il Ministro Costa. Avviamo così una stretta collaborazione con i pescatori, che saranno i veri alleati per la salvaguardia del mare. Sulla stessa lunghezza d'onda, Pasquale Saurino, rappresentante dei pescatori isolani. Il servizio. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare. Il testo ha l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, favorire il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati, incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione. Una legge anticipata già qualche settimana fa dallo stesso Ministro Costa, che sottolinea il ruolo così dei pescatori, veri alleati per la salvaguardia del mare. La legge Salvamare, dove mette, tra le altre cose, ne diremo più approfonditamente, ma mette al centro la figura dei pescatori come alleati della salvaguardia del mare, non in contrapposizione. Quindi direi che per me è un elemento fondamentale questo. Noi, continuo a dire, per salvaguardare e tutelare l'ambiente dobbiamo fare rete. Se ci mettiamo in una posizione di contrapposizione sbagliamo, proprio il punto di partenza sbagliato. In questo caso loro, e non solo loro, ma io dico le associazioni di pescatori, sono a disposizione, noi vogliamo metterci a fianco, è scritta nella legge. Per i pescatori arriva così un'occasione di riscatto, perché avranno la possibilità legale di recuperare rifiuti dal mare senza rischiare le sanzioni cui erano sottoposti fino ad ora.
Soddisfatto Pasquale Saurino in rappresentanza dei pescatori isolani. Prima diciamo eravamo come delle specie di killer, dei ladri, non potevamo portare diciamo questi rifiuti a terra perché se ci vedevano i vigili ci multavano, eravamo costretti o di notte così buttarli dentro ai cassonetti oppure buttarli a mare, che è la cosa peggiore. Il disegno di legge disciplina quindi la gestione ed il riciclo dei rifiuti raccolti in mare a mezzo delle reti durante le operazioni di pesca, ovvero con qualunque altro mezzo, e dei rifiuti volontariamente raccolti. Al fine di evitare che i costi della gestione di questi rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti, è previsto che questi siano coperti con una specifica componente della tassa sui rifiuti. Inoltre, al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nell'ecosistema marino e alla loro corretta gestione, si prevede l'attribuzione di una certificazione ambientale agli imprenditori ittici che si impegnino ad utilizzare materiali a ridotto impatto ambientale, partecipino a campagne di pulizia del mare o conferiscano rifiuti accidentalmente pescati. È di circa 68 milioni di euro l'importo totale di fondi già assegnati e destinati al restyling di 12 porti della Campania, i cui progetti esecutivi sono già pervenuti in regione. Tra i comuni interessati presenti anche Forio e Procida. Partite in questi giorni le lettere che trasferiscono le convenzioni da sottoscrivere per tutti i progetti esecutivi già pervenuti in regione. Le convenzioni vanno sottoscritte urgentemente, spiega il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della quarta commissione. La parola passa ora ai comuni, che non dovranno disperdere in nessun modo questa grande opportunità di concretizzare l'impegno e gli sforzi della Giunta De Luca per il cambiamento del volto del sistema portuale campano, innanzitutto per la messa in sicurezza e per la fruibilità dei porti. Ischia celebra la giornata del mare, lo fa mettendo in rete scuole, enti e associazioni del territorio. Istituita per l'11 aprile con il decreto 229 del 2017 che ha modificato il codice della nautica da diporto, l'evento ha come obiettivo quello di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Hanno risposto con grande entusiasmo tutti gli istituti scolastici dell'isola di ogni ordine e grado, ai quali è stato proposto di organizzare singole iniziative che confluiranno all'interno di un unico programma. Si inizierà alle 10.30 con un momento istituzionale in piazza Antica Reggia ad Ischia con l'alzabandiera dei Marinai d'Italia che racconteranno delle storie a tema. Tra le tante iniziative sarà anche offerta la possibilità di visitare gratuitamente il Museo del Mare di Ischia Ponte. Proseguono senza sosta a Procida i lavori per la metanizzazione che sta interessando le strade del centro cittadino. Stiamo cercando di accelerare con la metanizzazione in via Santissima Annunziata, annuncia il sindaco Dino Ambrosino. Da lunedì sono al lavoro due squadre ai due diversi capi della strada, la larghezza ce lo consente e senza l'inconveniente di chiudere a tenaglia i residenti. Entro la settimana santa termineremo il cantiere e riprenderemo l'ordinaria viabilità. L'intervento è più lento perché il ripristino dei basoli è più complesso. In questo caso è stato possibile lavorare su tutta la larghezza per far cementare anche i bordi della strada per limitare la crescita della vegetazione. Presentato questa mattina al Polifunzionale il libro Il rumore della nostra terra, realizzato dalla Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte. Presenti al Polifunzionale di Ischia le rappresentanze di tutti i comuni dell'Isola Verde, il mondo della scuola con tanti bambini e ragazzi a riempire la platea. Tema dell'opera, gli effetti del terremoto del 21 agosto 2017 sui più giovani attraverso il lavoro di assistenza e di ricerca condotto da un team di psicologi. Per i dettagli seguiamo il servizio. Con il presidente della Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte, Celestino Vuoso, per presentare questo lavoro, questo Il rumore della nostra terra, con quella parola umore marcata con un blu più forte. Sì, esatto, noi abbiamo fatto questo progetto affinché quando è successo il terremoto qualche anno fa, noi ci interrogammo su cosa potevamo organizzare in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma. E allora ci venne in mente di pensare ai giovani, ai ragazzi che sono la parte più fragile della nostra società e pensammo di fare questo progetto insieme a questo gruppo di psicologi che hanno lavorato per un anno e in effetti i ragazzi cosa hanno fatto? Hanno trasmesso tutte le loro emozioni
negli scritti, negli elaborati, nei racconti, nelle interviste, in tante cose. E poi questo lavoro che abbiamo fatto non poteva che non che essere disperso. E alla fine l'abbiamo racchiuso in un libro affinché, diciamo, possa essere un testimone per l'avvenire, perché affinché, diciamo, questo lavoro se andava disperso e non veniva messo in un libro che oggi si chiama Rumore, questa parola che raccoglie due significati che sono importanti, perché l'umore delle persone va via quando, diciamo, ti senti male, sei di cattivo umore, quando hai delle disgrazie, dei problemi. Svuotarsi di questi problemi, che cosa fa? Fa in modo che per te ti libera da tutti questi problemi, e dopo per te può essere un arricchimento, ma non solo per te, ma anche per tutte le persone che ti circondano. Perciò bisognava lavorare tanto su questo progetto, e noi oggi siamo felicissimi di averlo presentato. Le scuole ci sono tutte presenti, e per noi è una grande soddisfazione, perché la nostra fondazione vive di queste cose, con l'augurio che in futuro possiamo fare ancora di più. Sicuramente i disagi, i problemi delle famiglie, dei giovani, degli anziani, ma immaginate un anziano che viene sradicato dalla sua proprietà e vive oggi in un albergo, in una casa, ma come si devono sentire quelle persone? Questo progetto che noi avevamo pensato di fare doveva incominciare alle scuole e poi finire per le famiglie, però purtroppo mancanza di risorse, non è che possiamo far fronte e mantenere un gruppo di psicologi per tanto tanto tempo, perché poi alla fine ognuno deve portare qualche cosa a casa. E alla fine noi l'abbiamo fermato alle scuole perché mancano le risorse, e oggi per noi è un po', diciamo, un piccolo problema, un po' di tristezza che non riusciamo a continuarlo. Però, diciamo, la cosa più importante è puntare sui giovani, perché loro sono il futuro della nostra società. Ci auguriamo che loro possano cambiare le regole e le cambiano in meglio, perché la nostra generazione ha fallito su tante cose. All'Istituto Vincenzo Telese di Ischia l'esposizione di Quartiglia, marchio leader in Italia per la distribuzione di alimenti e altri prodotti per la ristorazione. Tra gli ingredienti particolari, tanti sono stati oggetto dell'attenzione dei molti imprenditori ischitani presenti all'evento organizzato sul territorio isolano con la collaborazione di Vara Catering. Per Quartiglia presente anche il direttore commerciale Pasquale Pizzuti, che ha dichiarato: Ischia ci mancava, poi abbiamo trovato la collaborazione di Vara Catering. Vediamo il servizio. Con Pasquale Pizzuti, il direttore commerciale di Quartiglia, per presentare questo evento a Ischia. Come mai sulla nostra isola? Ischia ci mancava nel nostro progetto, dopo abbiamo trovato anche della collaborazione di Vara Catering, dove stiamo facendo sviluppo sull'isola effettivamente, e cerchiamo in tutti i modi di farla anche bene. Sicuramente l'impressione è molto positiva, e il nostro obiettivo è quello di dare appunto un'informazione e formazione su alcuni prodotti nello specifico. Noi ci mettiamo il nostro, poi naturalmente bisogna capire. Il lavoro è sempre soggettivo rispetto a ogni cliente. Il nostro messaggio è informare anche al cliente che va a mangiare che cosa sta mangiando, perché è evidente che, a mio modo di vedere, mangiar bene significa star bene, e quindi in questo periodo in cui è evidente che il fenomeno cucina, il fenomeno cibo di per sé sta avendo un appeal importante, è giusto dare la giusta informazione. E oggi io verifico che c'è una classe imprenditoriale giovane molto più curiosa di quella di una volta. È evidente che, secondo me, è una delle armi da poter mettere sul piatto proprio in questo periodo dove la nostra isola sta avendo una involuzione turistica dal punto di vista qualitativo. L'Istituto Professionale di Stato Vincenzo Telese arricchisce la propria presenza sui social con l'apertura del sito web ipsteleischia.blog. La pagina blog intende raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di fornire informazioni turistiche e non solo ai visitatori delle isole di Ischia e di Procida, e in modo particolare al turismo giovanile e scolastico. Il secondo è quello di attivare una specifica competenza delle alunne e degli alunni impegnati a fornire servizi online.
Il blog sarà utilizzato anche per la diffusione delle iniziative dell'Istituto. La pagina web sarà gestita dagli alunni dell'indirizzo dell'accoglienza turistica e da quelli dell'indirizzo grafico pubblicitario, coordinati dai rispettivi docenti di laboratorio. Per l'ultima giornata del campionato di eccellenza il Barano dovrà far visita all'Albanova. I bianconeri sono obbligati a cercare la vittoria contro la forte formazione casertana, anche se addirittura i tre punti potrebbero non bastare per evitare i play-out. Ascoltiamo il tecnico del Barano, Gianni Di Meglio, che ha chiesto ai suoi di fare un ultimo sforzo per la salvezza. Siamo con mister Gianni Di Meglio del Barano. Mister, domenica scorsa sconfitta contro la Fro Napoli, una sconfitta che purtroppo vi condanna quasi matematicamente ai play-out. Come è andata la settimana? Com'è il morale dei ragazzi? Ma sicuramente è stata una brutta sconfitta, soprattutto perché avevamo cullato un sogno, però il nostro obiettivo era quello di poter giocare comunque i play-out in casa. Abbiamo un'altra partita dove dobbiamo fare quest'ultimo sforzo per portare i punti a casa e poterci giocare il tutto per tutto. Comunque domenica scorsa altra buona prova dei ragazzi. Sì, buona prova, anche se purtroppo la posta in palio era molto alta. Io penso che potevamo giocare ancora meglio. Complimenti alla Fro Napoli e al mio amico Ambrosino che hanno giocato la loro partita e mi auguro che lo faccia qualcun altro e poi in futuro vedremo. Domenica mattina arriva l'Albanova, che partita si aspetta? Ma sicuramente è una partita dove, come ho sempre detto, dipende solo da noi, perché loro non hanno più motivazioni, hanno poco da dire a questo campionato, gli unici che hanno bisogno di punti siamo noi. E come regola le motivazioni possono fare molto e noi dobbiamo andare lì perché non possiamo sbagliare. Indisponibili? Disponibili abbiamo Jacopo che non sappiamo, deve fare l'ecografia per vedere se è stirato, e Richiello si è fatto male alla caviglia in settimana, e poi tutti disponibili. Basket Serie C Silver. Dopo la serie di 6 vittorie consecutive, il Forio Basket ha osservato un turno di riposo. Con il secondo posto raggiunto e poi momentaneamente sfumato, si dovrà cercare di recuperare energie fisiche e mentali in vista dell'ultima gara in programma il 7 di aprile contro la Pallacanestro Trinità di Sala Consilina. Ascoltiamo a tal proposito Francesco Iacono del Forio Basket. Questo turno di riposo ci fa bene, veniamo da 6 vittorie consecutive, quindi un po' di riposo ce lo meritiamo anche noi. Ritorneremo in campo domenica 7 aprile nella sfida contro Pallacanestro Trinità alle 16:30 e cercheremo di arrivare più pronti possibile a questa partita, che poi alla fine sarà la più importante perché decreterà la classifica finale del campionato. Sarà un finale thriller del campionato, d'altronde come lo è stato da inizio anno, e siamo molto contenti di questa cosa perché sarà ancora più avvincente e appassionante seguire appunto questo finale per prepararci al meglio ai playoff. Personalmente ti chiedo quanto ti dispiace non poter stare in campo. Sì, è veramente dura lavorare tutto l'anno per poi vedere svanire il sogno playoff, che è, diciamo, il sogno di tutti i ragazzini che da piccoli vanno a fare il tifo, seguono la squadra. Arrivare pronti ai playoff e lavorare tutto l'anno per arrivarci nel migliore dei modi e poi vedere sfumare tutto in un secondo è veramente dura. Però non ci demoralizziamo, la squadra non si deve demoralizzare da queste cose che possono succedere e deve andare avanti e proseguire il suo cammino, il nostro cammino che abbiamo cominciato insieme e che io seguirò dagli spalti, ovviamente facendo il tifo per loro. Facendo il tifo per via dell'infortunio che ti ha colpito, ma ci sono già dei tempi per quello che riguarda l'operazione, per quello che riguarda il recupero da questo brutto infortunio ai legamenti? Sì, l'infortunio è capitato l'8 marzo in un allenamento. Adesso mi opererò il 17 aprile ad Atripalda dal dottor Luigi Buono, che mi seguirà anche dopo l'intervento. Lo ringrazio perché si è reso disponibile sin da subito insieme a mio zio il dottor Novelli di Benevento, e cercheranno di rimettermi in sesto quanto prima. Poi la palla passa ai fisioterapisti e ai preparatori atletici che ci seguiranno durante quest'estate. Sia me che Nicolella cercheremo di fare un lavoro insieme per recuperare al meglio per la prossima stagione sportiva.
Torna questa sera alle 21.05, dopo il TG, l'appuntamento con a bordo campo l'anteprima. Come di consueto sul tavolo il prossimo e ultimo turno di campionato per le formazioni isolane di eccellenza e promozione, con Real Forio e Barano alla ricerca della salvezza, l'Ischia che aspetta solo la fine del campionato ed il Procida che invece non vede l'ora di giocare i playoff alla ricerca del passaggio di categoria. Nella seconda parte si darà poi spazio alla pallacanestro e ai motori. Appuntamento quindi alle 21.05 dopo il TG con le successive repliche. Si svolgerà sabato 6 aprile a Forio il convegno della sottosezione isolana del CAI, il Club Alpino Italiano, dalle 17 alle 20 presso la Sala Marinai d'Italia. Interverranno i sindaci dell'isola, vari esponenti del CAI a livello locale e nazionale, il presidente di Federalberghi e rappresentanti di varie associazioni operanti sul territorio. Appuntamento inaugurale il prossimo weekend per la lunga stagione concertistica di musica da camera promossa dalla Fondazione William Walton. Sabato 6 e domenica 7 aprile si esibirà ai Giardini della Mortella il duo violino e pianoforte Riccardo Zamuner e Emanuele De Lucchi. Il duo, composto da giovani talenti già apprezzati a livello internazionale, proporrà al pubblico della Mortella un repertorio musicale con composizioni di grande importanza musicale ed interpretativa, come la sonata 108 di Brahms e composizioni di grande fascino e virtuosismo violinistico quali la Fantasia sulla Carmen di Sarasate. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 17 presso la sala recite nel cuore dei Giardini La Mortella. Ed ora spazio al meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. E questo era il nostro ultimo servizio. Non andate via perché subito dopo il telegiornale ci sarà l'anteprima di A Bordo Campo per presentare l'ultimo turno di campionato di calcio delle formazioni isolane di eccellenza e promozione. Ciò detto, vi ringrazio per l'attenzione. Per il prossimo appuntamento con l'informazione vi rimando al telegiornale di domani delle 14. Arrivederci.